Conferenza stampa oggi del presidente Gaetano Armao per annunciare un convegno che si terrà giovedì 8 e venerdì 9 sul tema La sfida migratoria in Europa, negli USA, politiche e modelli di accoglienza a confronto, fatta in collaborazione con la Stony Brook University di New York. Introdurrà il professor Marcello Saia dell'Università di Palermo. Un'occasione, quella di oggi, per annunciare la nuova denominazione del consorzio, che si chiamerà Consorzio Universitario di Agrigento, che si sta aprendo anche a nuove realtà universitarie come la LUMSA, la Core di Enna, la stessa Università di Palermo, e anche l'annuncio di un nuovo corso di mediazione linguistico-culturale, a breve anche il trasferimento della sede al centro storico e anche gli esiti di una ricerca fatta con gli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori della provincia di Agrigento per esprimere e capire il loro orientamento sui futuri indirizzi di studio e sulla stessa struttura agrigentina. Ci davano per spacciati e invece, come era dovuto per Agrigento e per i suoi cittadini che si facesse, abbiamo ripreso le attività. Quindi rilanciamo con nuovi corsi che partiranno da ottobre e con una grande iniziativa, una conferenza internazionale che vede cinque università coinvolte: l'Università Americana di New York, la Stony Brook e la Fondazione Migrantes, proprio per un convegno sul tema delle migrazioni. Nel 2060 la Sicilia avrà un terzo di abitanti in meno, un quarto di prodotto interno lordo in meno e l'età media è 60 anni, una terra che rischia di desertificarsi e impoverirsi. Invece dobbiamo invertire la tendenza con una gestione attiva, intelligente dei flussi migratori e non solo passiva come quella che si sta verificando. Dobbiamo accogliere, ma accogliere in modo intelligente, nell'interesse delle future generazioni siciliane, ma nell'interesse anche di chi arriva. Ma solo con una strategia si può uscire da un sistema che altrimenti ci vede vittime, come purtroppo già avviene. Il fenomeno migratorio non è per nulla gestito, è solo tamponato da qui e lì. Un'Europa assente e un sistema che vede ciondolare per i nostri paesi, per le nostre città, migliaia e migliaia di persone senza una strategia formativa, culturale. Il corso di mediazione culturale vuole fare proprio questo, offrire nuove professionalità al processo di immigrazione che non pensiamo che sia una questione annuale o decennale. Durerà decenni, decenni e decenni. A questo dobbiamo prepararci per dare alla Sicilia un volto nuovo e una prospettiva nuova. Ecco, parliamo di questa autonomia. Lei nella conferenza stampa ci teneva a stabilire che i vari rapporti, diciamo, si vanno di nuovo consolidando, anche con l'Università di Palermo, con la provincia, insomma, con le istituzioni. Questo vuol dire che, diciamo, pugno di ferro e guanto di velluto, diceva lei. Abbiamo, dove c'era a dire no, abbiamo detto no, quando qualcuno pensava che bastava una lettera per chiudere il consorzio universitario. Lo abbiamo fatto difendendo le prerogative dei cittadini agrigentini, dei giovani agrigentini che hanno un diritto alla formazione sacrosanto garantito dalla Costituzione come quelli dei loro concittadini italiani. Però è anche vero che questo va fatto in una collaborazione e cooperazione con le istituzioni territoriali, comuni, provincia, ex provincia, il consorzio comunale, ma anche con le altre istituzioni comunali, ma anche con gli ordini professionali. Quindi si sta rilanciando il consorzio nella sua articolazione, nella sua interlocuzione con le iniziative culturali, con nuovi progetti e nuovi corsi. Un convegno internazionale organizzato dal Polo Universitario d'Agrigento in collaborazione con la Stony Brook State University di New York, che coinvolge parecchi studiosi sui due versanti dell'Atlantico e che da tempo si occupano dei fatti migratori. La prospettiva è quella di realizzare un approccio comparato tra quello che avviene negli Stati Uniti, quello che avviene in Australia e quello che avviene in Europa. Quindi l'esame di tre modelli di accoglienza e di passare al filtro di questi modelli di accoglienza della Convenzione di Ginevra. E la risposta che certamente il convegno darà è che tutte e tre le pratiche che vengono mosse in questi tre continenti, passate, dicevo, al setaccio della Convenzione di Ginevra, sono tutte in violazione delle norme di diritto internazionale.